I lupi mannari di Manglana Castle di Harold Warner Mann. Lettura di Libri in pillole. Dietro i merli granitici di Manglana Castle, appoggiato al suo lungo moschetto ad avancarica, Leon Gunnar osservò pensosamente la placida distesa colma di riflessi del lago Ern. Era uno degli ultimi giorni di ottobre nell'anno di Nostro Signore 1588. Il castello occupava la cima di un piccolo promontorio boscoso che si protendeva sottile e sinuoso come la schiena di una lucertola fin quasi in mezzo al lago. Le mura scabre scendevano verticalmente su tre lati fino alle strettissime spiaggette sassose, facendo di Manglana una fortezza quasi imprendibile. Non c'erano barche sul lago Ern. Erano state affondate tutte quante una settimana addietro, quando O'Rourke, il proprietario del castello, se l'era filata sulle montagne con la sua famiglia e la sua gente, lasciando Gunnar e altri 8 spagnoli a difendersi come potevano contro circa 800 soldati inglesi. Costoro erano acquartierati a Dublino, sotto il comando del Lord Delegato d'Irlanda, e l'incarico di costui era quello di ripulire tutta la zona occidentale dell'isola dai naufraghi spagnoli, superstiti degli equipaggi dei 13 galeoni che s'erano fracassati in quella zona. Due anatre selvatiche si levarono in volo da un canneto e Leon le seguì con lo sguardo. Anch'egli avrebbe desiderato avere le ali e volare a sud, lontano da quella terra fredda. Magari sarebbe volato in Scozia, dove aveva dei parenti. Gli era sempre piaciuta la Scozia. Lo sparo di un moschetto e un grido d'esultanza lo distolsero da quelle malinconie e, voltandosi, vide un uomo barbuto avvolto in un mantello irlandese color zafferano che agitava un pugno in aria presso una garitta merlata. «Per San Bartolomeo, l'ho preso!» esclamò. «L'ho colpito, quello spione! Lo vedi laggiù nella palude?» «Bel colpo, Cuellar!» approvò Leon. Dobbiamo usare bene le munizioni. Ogni palla un cuore inglese. Don Felipe Cuellar si fece serio e gettò intorno un'occhiata per controllare che nessuno li stesse ascoltando. Parole sante, ragazzo mio, e non sai quanto. Oggi sono andato a controllare il magazzino e ho scoperto che le 3 cassette di polvere da sparo lasciate qui da O'Rourke sono di quelle ripescate sulla costa. E non vanno bene? Per niente! Sono inzuppate d'acqua! Ci resta in tutto mezza cassetta di polvere per 12 moschetti, e con questo dobbiamo fronteggiare un esercito. Temo proprio che la signora Cuellar dovrà cercarsi un altro marito. Io sarò troppo pieno di piombo per servirle ancora. Bando ai pensieri tristi, Don Felipe, lo esortò Leon. Fra poco gli inglesi ci saranno addosso, ma loro non conoscono la nostra forza. Una buona scarica di fucilate li terrà a distanza. Già. «Ma a quanta distanza?» borbottò l'altro, puntando un dito verso la strada che imboccava il promontorio. Il campo inglese era poco oltre la riva del lago, ben visibile sulle pendici dell'unica altura della zona e non molto al di là della portata dei moschetti spagnoli. Ogni ora o due, qualche soldato inglese, probabilmente dei volontari, cercava di avanzare sfruttando gli scarsi ripari utili e da un cespuglio a un macigno si portava in prossimità del castello. Ma visto che non giungeva certo inosservato, la possibilità che ammazzasse una sentinella spagnola era inesistente. Già 3 volte gli inglesi avevano tentato di portare un attacco in massa, ma contro le mura lisce e granitiche di Manglana Castle non erano riusciti a niente. Gli spagnoli s'erano limitati a tenerli lontani dal portone a fucilate, sparando dalle feritoie sugli uomini che venivano avanti allo scoperto, e ogni volta li avevano ricacciati senza subire perdite. Gli inglesi avevano lasciato sul campo 22 morti. Ora si tenevano lontani e all'apparenza s'erano rassegnati a dover prendere i difensori per fame. Con riserve di cibo sufficienti per 2 mesi, la cosa non disturbava molto gli spagnoli. Tuttavia, Leon dovette ammettere che quella faccenda della polvere poteva rivelarsi gravissima e decisiva. Se gli inglesi si fossero accorti che dalle mura nessuno rispondeva più al fuoco, ne avrebbero capito il motivo e quella sarebbe stata la fine. Non dovete pensare troppo alla vostra casa, Don Felipe. Fai presto a dirlo, ragazzo. Tu sei il solo che non ha moglie e figli tra noi.
A un uomo non piace pensare che la sua donna dovrà dimenticarlo e che i suoi bambini chiameranno papà un altro. È un anno che siamo partiti e a casa nessuno sa neppure se siamo vivi o morti. Dopo una pausa, Quegliar disse: Tu mi hai raccontato che la Santa Isabel è naufragata a Sligo Bay, giusto accanto alla mia nave. Ricordi quel monastero semidistrutto che c'è più nell'interno? Quando passai da lì vidi 12 spagnoli impiccati nella navata della vecchia chiesa, proprio sopra l'altare. Sì, li ho visti anch'io. Un insulto a Nostro Signore. Ma deve essere stata una mano inglese ad appendere lì quei poveretti. Qui in Irlanda moltissimi sono cattolici. Vero. E anche a loro non è piaciuto questo spregio. Solo un miracolo ci ha salvato da quei selvaggi, ladroni e tagliagole che hanno razziato le spiagge. Però O'Rourke ci ha protetti e io lo ricordo ogni giorno nelle mie preghiere. Non lo ha fatto perché ama gli spagnoli, lo sapete. Odia gli inglesi come l'inferno e solo per questo ci ha dato aiuto. Se fosse stato veramente dalla nostra parte, ci avrebbe fatti condurre a sud invece di lasciarci a crepare qui. Forse, ma intanto siamo vivi e bisogna riconoscere che lo dobbiamo a lui. Osservò Quegliar, si fece il segno della croce, mormorando che la protezione di O'Rourke era stata un miracolo, e poi si allontanò. Con una smorfia, Leon scosse le spalle, quindi tornò al suo posto di guardia, sul bastione occidentale. Sapeva fin troppo bene che i santi non c'erano entrati per niente, se lui, Quegliar e gli altri erano arrivati vivi a Manglana Castle. A proteggerlo, lo aveva intuito, era stato un essere invisibile il cui mantello aveva il puzzo di zolfo dell'inferno. Un mortale nemico dell'intera razza umana, dall'animo oscuro quanto il suo nome. Quegliar si volse verso il cortile più in basso. «Gometh!» gridò. «Di a Ramon di portare una fiasca di polvere e altri 3 moschetti. Manda su Diego, Enrique e Rodriguez!» Credo che questi ranocchi inglesi stiano venendo a gracchiare ancora sotto le mura. Gunnar tornò indietro di corsa lungo i merli. C'era foschia sulla riva, ma poté subito accorgersi che nel campo inglese s'era svegliata una certa attività. Poi, oltre le paludi, si levò uno sbuffo di fumo bianco. Nell'aria sibilò una palla di cannone da 10 once che passò a pochi palmi sopra le mura, sfiorò una torretta e andò a finire nel lago sollevando una colonna d'acqua. L'eco dello sparo stava ancora rimbalzando fra i colli circostanti il lago, allorché una violentissima esplosione scosse l'intero castello. Leone e Quegliar vacillarono, con l'impressione che le mura vibrassero come durante un terremoto. Nel cortile s'era sparsa una nuvola di fumo turbinante. Di lì a poco un uomo emerse dal polverone e salì per la scala di pietra zoppicando. Aveva la faccia annerita, i capelli e la barba bruciacchiati, l'uniforme ridotta a un cencio lacero e, nell'avvicinarsi a Quegliar, un colpo di tosse lo fece quasi cadere a terra. «Madre de Dios, Gometh, parla!» ansimò Quegliar. «Cosa è successo?» «Ramone!» rantolò l'uomo sbarrando gli occhi. «Ramone è entrato con una torcia accesa nel magazzino! Lui... è saltato per aria!» E cadde in ginocchio, stordito. «Siamo finiti, allora!» ringhiò Don Felipe. «Gli inglesi hanno avuto il rinforzo di un cannone e noi siamo senza polvere!» Leon si chinò sull'uomo, che era scivolato al suolo, battendo la faccia sulla pietra. Lo girò, gli aprì la blusa sul petto e con orrore vide che le costole erano messe a nudo da uno squarcio sanguinante. Gli tastò il polso. «Signore, Gometh è morto», sussurrò. «Lo vedo», rispose piano l'altro. «Vieni con me, andiamo a vedere chi altro è stato colpito dall'esplosione». Prima che i due abbandonassero la sommità delle mura, si udì un suono di tromba provenire dal campo inglese. Gunnar fece cenno all'altro di avviarsi da solo. «Meglio che io resti di guardia, Don Felipe. Se vi attaccano, vi chiamerò». «Va bene», annuì Quegliar. «Adios, amigo. Questa potrebbe essere la fine». E scese di corsa, scomparendo nella caligine che riempiva il cortile. «No, non è la fine», mormorò una voce melliflua accanto a Leon. Il giovanotto la riconobbe all'istante e si volse stringendo i denti.
Non era la prima volta che l'oscuro veniva a fargli visita al castello quando era solo. «Non c'è un grammo di pietà in voi, dunque!» ringhiò. «Siete un diavolo, una bestia! In nome di tutti i santi, andatevene via e lasciatemi almeno morire in pace! La vostra vista mi ripugna!» Una gelida luce di rabbia incrinò per un attimo lo sguardo sardonico dell'oscuro. «Non lasciatevi confondere dal corpo che uso in questo momento. Ho anche altre sembianze, alcune delle quali vi sorprenderebbero. Io non sono né un diavolo né una bestia, e presto vi convincerete che non sono neppure un uomo. In quanto alla pietà, sì, un tempo lontano l'avevo, ma essa mi fu strappata via insieme ad altri sentimenti. Tuttavia non è per chiacchierare di questo che sono qui, bensì per mostrarvi una via d'uscita e forse per aiutare anche quelli che stanno con voi.» Gunnar odiava con tutta l'anima il misterioso individuo che lo teneva in pugno col suo potere e non aveva dimenticato l'orrore del patto diabolico a cui era stato costretto quasi 3 mesi prima. Ma a quelle parole provò un fremito d'eccitazione. «Una via d'uscita? Dove? Come? Ditemelo presto!» «Non sapete che questa sera è Halloween? L'unica notte dell'anno, oltre a quella di Valpurga, in cui un uomo ha, se vuole, la possibilità di trasformarsi in lupo dal tramonto all'alba.» Gunnar rise amaramente. «Certo, voi potete avere poteri fantastici, e io so bene che potete evocare la tempesta e rendervi invisibile, ma nessun uomo può trasformarsi in lupo. Questa è una superstizione in cui non ho mai creduto.» «Come vi ho detto, io non sono un uomo. Voi siete troppo ignorante per capire cosa sono io in realtà. Se aveste viaggiato un po' di più, sapreste che questa non è una superstizione, ma un fatto ben conosciuto in ogni terra e in ogni epoca. E io, l'oscuro, sono colui che diede inizio a ciò moltissimo tempo fa. Toglietevi i vestiti adesso e vi mostrerò cosa può accadere nella notte di Halloween.» Gunnar esitò, ma l'altro ripeté seccamente: «Spogliatevi!» E il giovanotto, senza distogliere lo sguardo dal volto spiacevole dell'individuo, cominciò a sbottonarsi la blusa. Con occhi arrossati, socchiusi, l'oscuro gli si fece accanto. «Vi sto dando una scelta», disse. «Sulla Santa Isabel vi promisi che avreste vissuto liberamente se vi foste legato a me dopo la morte, ma che se mi aveste chiamato in aiuto non vi avrei concesso più di 30 anni di vita. Adesso vi do questa scelta. Se volete, potete trasformarvi in qualcosa che getterà nel terrore l'intero campo inglese, e oltre a ciò io scaraventerò su di loro un tale nubifragio da annientare la loro spedizione. Questo salverà voi e i vostri compagni e potrete tornare a casa vostra. In caso contrario, domani gli inglesi attaccheranno e vi massacreranno tutti. Che ne dite?» Leon Gunnar ci pensò sopra. Aveva l'impressione di non tenere più particolarmente all'esistenza, ma l'idea di morire e quindi di diventare uno schiavo dell'oscuro gli sorrideva ben poco. Allontanare quel destino di 30 anni nel futuro era meglio di niente, e inoltre doveva pensare ai suoi attuali compagni. «Voglio combattere gli inglesi, solo per questo chiedo il vostro aiuto», disse con uno sforzo. 30 anni allora, amico mio!» Ridacchiò l'individuo ammantellato di nero e afferrò Leon per un braccio. Il giovanotto sentì una fitta di dolore saettargli dal gomito in tutto il corpo. Subito dopo, l'oscuro lo lasciò, estrasse da una tasca una fiaschetta e gli spruzzò addosso un po' di liquido che puzzava come carne marcia. Fatto questo, cantilenò un incantesimo in linguaggio incomprensibile con occhi scintillanti. Una sofferenza indicibile attanagliò Leon, che si abbatté al suolo come sotto una mazzata. Aveva l'impressione che le ossa gli scoppiassero in 1000 frammenti e che le sue carni venissero passate in una macina dove erano state schiacciate, deformate e stirate da una pressione terrificante. Il suo corpo era creta nella mano di un demonio che lo plasmava con violenza atroce e disumana, strisciando a terra
emise un grido stridulo e supplicò Iddio di farlo morire, ma con una parte della mente si accorse che dalla bocca gli erano usciti degli uggiolii animaleschi e non parole. Aprì gli occhi e vide di avere un naso stranamente lungo, peloso. Era un muso canino. E quando poté vedere la forma che avevano assunto le sue mani, dalla gola gli scaturì un latrato d'orrore. Ma d'un tratto la mutazione che l'aveva travolto non gli parve più spaventosa. Egli era un lupo, sapeva di essere un lupo e non desiderava essere altro. Un ringhio feroce seguì questa lampante constatazione. «Stai zitto, imbecille, possono sentirti! Taci e guarda!» Leon si azzittì a quel comando e alzò gli occhi sull'oscuro. Lo vide togliersi il mantello e farlo roteare stranamente intorno a sé. Gli parve che la sua forma si confondesse e ansimò, ma un attimo dopo uggiolò di sorpresa nel vedere una creatura a quattro zampe ricoperta di pelliccia nera, un lupo, grosso, possente e dalle zanne minacciose. Leon Gunnar e l'oscuro, il lupo grigio e il lupo nero, si fissarono l'un l'altro sui bastioni di Manglana Castle. Era il tramonto. Il giovane spagnolo avvertiva strani e violenti fremiti nelle membra. La sua identità era spezzata in due e quella che era la parte ferina stava prendendo il sopravvento. I ricordi e le sensazioni umane si facevano sempre più vaghi, lontani, insignificanti a confronto di ciò che provava adesso. Con un ringhio lasciò che l'istinto bestiale del predatore si impadronisse di tutto il suo essere. Sapeva di avere un nemico, l'uomo. Quel bipede odioso il cui pensiero bastava a fargli arrizzare il pelo sul dorso. E sapeva anche che lì nel castello c'erano uomini. Uomini da uccidere. Corse giù per la scala e nel cortile si fermò dinanzi a una porta aperta. Subito i suoi denti si scoprirono in un rictus di terribile ferocia perché l'odore dell'uomo lì era intenso. Fece un passo nell'interno, scosso dalla stessa violenza con cui desiderava assalire e sbranare. E si sarebbe gettato subito in caccia dei suoi ex compagni di razza se un ordine imperioso non l'avesse trattenuto con la forza di una catena. Tutto il suo corpo tremò. Non erano quelle le vite che doveva spegnere. Ora egli era una macchina fatta per uccidere, il cui scopo era quello di cercare il sangue rosso e vivo, mossa da una sete inestinguibile. Ma la sua preda era altrove. Si volse e vide il lupo nero accanto a sé. «Ucciderai», disse la voce senza suono che penetrò nella sua mente sarcastica e dura. «Fuori di qui ci sono molti altri uomini. Vieni con me». Il lupo nero corse fino a una delle strette finestre che si aprivano sul lago a una dozzina di metri d'altezza e con un gran salto si gettò nel vuoto. Il grigio lo seguì, piombò nell'acqua con un gran tonfo e cominciò a nuotare verso il fango della riva. Mentre nuotava, si accorse che il cielo andava coprendosi con velocità sorprendente di nuvoloni neri che poco prima non erano stati neppure in vista. Il lupo grigio risalì all'asciutto, si piantò saldamente a quattro zampe e scosse via l'acqua dal pelame. L'odore della palude e del fogliame marcio era forte, misto ad altri nuovi e sconosciuti. Ogni sensazione gli giungeva centuplicata, esaltante, inebriante come una droga. Si accorse a malapena che un improvviso acquazzone scrosciava giù sul lago e sul terreno molle. «La pioggia costringerà le nostre prede sotto le tende», disse il pensiero del lupo nero nella sua testa. I due animali corsero avanti, si acquattarono fra i cespugli, scesero nella zona più bassa e paludosa che separava l'altura del promontorio dalla riva. Al di là c'era l'accampamento. Con cautela emersero dalla fanghiglia e si avvicinarono alla strada sterrata. Qui il lupo nero balzò avanti, silenzioso e fremente, e l'altro gli tenne dietro con identica velocità. Un biancheggiare di zanne, un ansito rauco, un tonfo, e l'uomo in uniforme rossa rotolò al suolo sotto la scura forma pelosa che gli affondava i canini aguzzi nella gola. Il sangue ruscellò sulla carne dilaniata, e quello fu il primo eccitante momento di morte. Un'altra sentinella si stava adesso avvicinando, col moschetto puntato e gli occhi che frugavano fra i cespugli in cerca dell'origine del fruscio che l'aveva attratto.
Il lupo grigio scattò. Subito dopo i due animali, entrambi con il muso rosso di sangue, penetrarono nell'accampamento su cui scrosciava l'acquazzone. Nessun essere umano era in vista. Sotto le due lunghe file di tende si scorgeva qualche luce, ma il solo rumore era quello della pioggia, che bastava ampiamente a coprire lo scalpiccio delle zampe sul fango. Presso il cannone il lupo nero si fermò, diede un ordine al compagno e questi girò intorno i suoi occhi attenti, pronto a proteggerlo, intanto che l'oscuro assumeva di nuovo le sue sembianze umane. Per qualche minuto l'individuo armeggiò sull'arma, quindi agitò il mantello e con un rapido mutamento tornò ad essere lupo. Le due bestie avanzarono fra le tende. Dalla prima che accostarono sulla sinistra proveniva il russare di alcuni uomini e i lupi vi entrarono cautamente. C'era penombra e odore, molto odore. Parecchi individui giacevano su due file di brande. Il lupo nero prese per sé la fila di destra. Eccitatissimo, il grigio andò avanti lungo l'altra e senza fare quasi nessun rumore aprì e chiuse le zanne molte volte, lasciandosi alle spalle gole squarciate e sangue che sgocciolava sulle coperte. Quando giunse in fondo alla tenda, la sua mente era satura di un'emozione così appagante che avrebbe ululato se l'altro non l'avesse urtato con una spalla per richiamare la sua attenzione. «La tenda accanto!» fu l'ordine mentale. Scegliendo sempre quelle dove non c'erano lumi accesi, i due lupi proseguirono nel loro sanguinario lavoro per quasi un'ora. Nulla li disturbò mentre l'acquazzone s'era mutato in diluvio. Avevano seminato la morte in due terzi dell'accampamento e stavano scannando i dormienti in un'altra tenda con immutata ferocia e avidità quando uno degli inglesi presso di loro si svegliò e li vide. Inorridito, allungò una mano ad afferrare la sua spada. «Allarme! Lupi!» fu tutto ciò che riuscì a gridare prima che le zanne di uno di essi gli strozzassero la voce in gola. Gli altri occupanti della tenda si destarono e spaventati annasparono nella semioscurità in cerca delle armi, ma i due animali balzarono loro addosso e li ammazzarono tutti. Nel resto dell'accampamento però le loro urla erano state udite e all'istante si scatenò una violenta agitazione. I soldati presero a correre qua e là seminudi, senza saper cosa fare, incapaci di capire se nei dintorni delle tende fossero state scoperte delle spie o ci fosse in corso un attacco nemico, e trascorsero alcuni minuti frenetici prima che qualcuno notasse i due animali che continuavano a uccidere. A vederli fu un irlandese che s'era unito alla truppa come guida e costui sollevò le braccia con un urlo di terrore. «I diavoli!» strillò con quanto fiato aveva in gola. «Lupi mannari! I lupi mannari sono fra noi!» e si gettò al riparo dietro il cannone, nel fango. Malgrado gli sforzi dei graduati, che cercavano di farsi ascoltare, il grido «Lupi mannari!» fu ripetuto da altri. E poiché si trattava di soldataglia tanto ignorante quanto superstiziosa, nel campo dilagò il terrore. Le due bestie ne approfittarono. Senza far caso agli isolati colpi di moschetto esplosi alla cieca verso di loro, seguitarono a uccidere, mossi dalla pazza ferocia che il sapore del sangue rinfocolava in loro. Da lì a poco si trovarono nuovamente sulla riva, nel tratto basso e paludoso fra questa e il promontorio, e lì si fermarono ansanti. Erano in piena vista, direttamente sulla linea di tiro del cannone. La guida irlandese, biascicando una preghiera di ringraziamento per il fatto che il cannone fosse carico, incitò i soldati che gli stavano accanto a dar fuoco alla miccia. La pioggia non impedì che uno di essi facesse scattare l'acciarino. 5 secondi più tardi, l'intero campo vibrò per una terribile esplosione. Ci fu un lampo, come se un fulmine si fosse abbattuto sul cannone, e frammenti di acciaio e di carne umana volarono attorno. Al riparo delle mura di Manglana Castle, 6 spagnoli si guardarono l'un l'altro con occhi increduli, stentando a capacitarsi che il cielo avesse risposto alle loro suppliche, colpendo in qualche modo gli assedianti. Le tende erano abbattute, l'accampamento inglese era un caos di devastazione e di morte, e quelli che l'esplosione aveva lasciato illesi gemettero di spavento nel sentire il lugubre ululato dei due lupi. Il vento aumentò di intensità, la bufera tempestò la terra con raffiche di pioggia che accecavano gli uomini,
Il lago Erne prese a sollevarsi in onde che aggredirono la riva, mentre i due affluenti s'erano trasformati in fiumi che ne aumentavano il livello con un vorticoso afflusso di acque fangose. Il diluvio imperversò tutta la notte, e quando sorse l'alba, il piccolo promontorio su cui sorgeva il castello s'era mutato in un'isola. Sulla riva l'accampamento inglese non esisteva più. Per metà inondato e per metà raso al suolo, gli uomini l'avevano abbandonato senza neppure portar via i cadaveri dei commilitoni. La zona era rimasta deserta. Nel grigiore antelucano, dalle mura di Manglana Castle, Don Felipe Cuellar esaminò quello sfacelo. La strada che conduceva verso il sud dell'Irlanda era libera, e se quel che aveva detto O'Rourke era vero, a Dublino gli spagnoli avrebbero potuto trovare un imbarco. A 4 miglia di distanza da lì, sulla strada che conduceva a Oriente, l'oscuro si aggiustò il mantello sulle spalle. Ai suoi piedi era accucciato un grosso lupo grigio. «Da questa parte c'è il paese di Antrim», disse l'individuo. «Da lì potrai viaggiare sotto falso nome fino in Scozia. Laggiù c'è l'antica dimora dei tuoi parenti e c'è la donna che sposerai. Conoscila, unisciti a lei e genera figli». Ora vai, allontanati in fretta. A qualche miglio da qui, in una fattoria, ti verranno date delle vesti. Il lupo grigio emise un mugolio cupo e l'oscuro sorrise. Tu sei legato a me, Leon Gunnar. Sarai un bravo schiavo quando verrà il momento. Ma non cercare mai di capire i miei scopi, poiché sei soltanto un misero essere umano. E ora, addio! Un istante dopo, il lupo grigio era solo. Si rialzò e lentamente si avviò nella direzione che gli era stata indicata dall'oscuro. La sua identità umana stava riaffluendo in lui e con essa i ricordi e le preoccupazioni per i compagni rimasti al castello. Ma la signora Cuellar non avrebbe avuto bisogno di cercarsi un nuovo marito e presto avrebbe potuto riabbracciare il padre dei suoi figli, reduce da un'avventura poco piacevole a viversi quanto buona per essere raccontata nelle sere d'inverno accanto al focolare. Forse, rifletté, si sarebbe domandata chi era l'artefice del ritorno a casa del coraggioso Don Felipe e avrebbe pregato per lui. Ma se ne avesse conosciuto la vera identità, più facilmente ne avrebbe provato orrore. In quanto a lui, che s'era sacrificato per salvare gli altri, provava soltanto un gran senso di vuoto. Il sorgere del sole lo trovò che camminava a due gambe, nudo e infreddolito, con la mente ancora pervasa dall'incredulità e dallo sgomento per ciò che aveva fatto in quella notte di sangue.